Ciao, sono Marco e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Oggi parleremo di strisce a LED. Vedremo chiaramente come si collegano all'applicazione e in più anche come si collega poi l'applicazione a Google Home Mini o ad Alexa. Prima però vorrei parlarvi un attimo delle strisce LED perché ho notato che in tantissimi non se ne intendono e mi chiedono sempre delucidazioni prima di comprarle. Fondamentalmente si dividono in due categorie, quelle da 12 e da 24 volt. Quelle da 24 volt sono quelle che si usano in ambito professionale, di solito nei negozi, negli showroom. Questo perché, avendo un voltaggio più alto, hanno meno sbalzi di tensione, quindi si possono collegare più strisce LED, magari anche 4, 5, 6 strisce LED da 5 metri e non avere problemi sia nell'effetto luminoso, quindi all'inizio e alla fine della striscia avremo sempre la stessa luminosità, ma anche sono più longeve, quindi durano di più nel tempo. Problema qual è? È che costano più del doppio rispetto a quelle da 12 volte. Quelle da 12 volte sono le classiche strisce LED che si usano nelle case, magari o in campo hobbistico. Si usano nelle case di solito per dare un po' più di atmosfera, che ne so, da collegare dietro il televisore. Sono quelle che uso normalmente anch'io e quelle che vi consiglio di comprare. Poi ci sono strisce LED che sono dedicate all'interno e strisce LED che sono dedicate all'esterno. Quelle che sono dedicate all'interno chiaramente costano di meno. Quelle che sono dedicate all'esterno chiaramente costano di più. Ce ne sono due modelli, sono IP65 che sono resistenti soltanto agli spruzzi e alla polvere e quelle invece IP67 che sono quelle di nuova generazione che sono resistenti fino a 30 cm d'acqua. Chiaramente comunque la vera differenza sta nel chip che c'è collegato sulla vasetta. Oggi parleremo dei tre LED principali, che sono quelli più diffusi, quelli più venduti, soprattutto negli store cinesi, che sono il 5630, che è quello diciamo di ultima generazione, quello più innovativo, e anche quello che per il momento costa un po' troppo, quindi vi sconsiglio di comprarlo. Io di solito compro il 50x50, che è quello che ha il miglior rapporto qualità-prezzo, quello che comunque è più diffuso, quello che se andate anche al Brico trovate questo chip. 50x50 sta a indicare la grandezza del chip, che è 5 mm per 5 mm, questo praticamente è quadrato, il chip è quadrato. All'interno di questo chip troviamo i tre LED che sono i tre LED dei colori basilari, che sono l'RGB praticamente, che creano l'RGB, che sono il verde, il rosso e il blu. Miscelandosi questi colori creano gli altri colori, che possono essere per esempio il viola, il rosa. E niente, in più riescono anche a creare il colore bianco. Non sarà un bianco purissimo, ma comunque riescono a creare anche il bianco. Poi c'è l'ultimo chip, che è quello che vi sconsiglio completamente di comprare. È il chip, diciamo, più vecchio, a meno che non abbiate problemi di budget e volete comprare questo chip. Comunque, se dovete comprarlo, fate molta attenzione perché ce ne sono due modelli. C'è il modello più vecchio, che praticamente non è come per esempio il 5050, che in ogni chip ci sono contenuti tre LED, ma ogni chip ha un LED, quindi potete comprare delle sole, come è capitato a me, che ora vi faccio vedere. Cosa succede? Che ogni chip ha un colore, quindi ci sarà, per esempio, accendiamo il verde, ci sarà verde, due chip spenti e poi un altro chip acceso. Anche se cambiamo colore, magari mettiamo il rosso, si accenderà un chip, due non si accenderanno, quindi cosa succederà? Che abbiamo pochissima intensità di colori. In più non si miscelano, quindi non possiamo creare altri tipi di colori e soprattutto non abbiamo il colore bianco, che è il colore, diciamo, principale che di solito si utilizza comunque, perché gli altri colori è bello averli, ma di solito quello che si accende, di solito io quello che accendo nella casa è sempre il bianco. Niente, ora vedremo come si collega la striscia all'applicazione, poi l'applicazione alla domotica. Allora, l'accessorio che ci serve è questo, è un piccolo accessorio Wi-Fi, vi lascerò il link in descrizione, io l'ho comprato su Banggood, comunque lo vendono anche su Amazon, col Prime vi arriva, solo che costa il doppio, costa 16 euro, io questo l'ho pagato 8,50. Allora, ce ne sono due versioni, c'è questa versione che vedete, che ha due cavi, questo cavo serve per il telecomando, quindi se comprate questo modello vi arriverà anche il telecomando, costa 8,50 euro, altrimenti vi arriverà, potete comprare il modello che è così e vi arriverà praticamente senza telecomando e funzionerà solo Wi-Fi. Allora fate attenzione quando lo comprate perché questo accessorio lo vendono anche Bluetooth, vedete qua c'è scritto Wi-Fi, invece il modello Bluetooth c'è soltanto scritto BT e di fianco wireless. Fate attenzione a non comprare quella versione perché altrimenti poi non potrete che collegarlo ad internet. Ora siamo pronti per collegare l'applicazione alla striscia LED. La prima cosa da fare è scaricare l'applicazione. L'applicazione chiaramente io l'ho già scaricata. Collegare la striscia LED. Far partire l'applicazione.
andare in alto, aggiungere dispositivo, scegliere il dispositivo e aspettare che si collega. Come avete visto, questo messaggio indica che il collegamento è stato effettuato. Diamo OK. Andiamo sulla striscia LED. Vediamo se si è collegata. Perfetto, quando ci arriverà questo messaggio daremo tap su Yes e l'applicazione è stata collegata perfettamente. Ora possiamo far ripartire l'applicazione. Come vedete, da qui possiamo spegnere o accendere la striscia LED. Eventualmente, se andiamo sulla sinistra, possiamo far partire l'applicazione. Come vedete, qua ci sono le impostazioni. Possiamo scegliere il colore da dare alla striscia, la tonalità girando intorno a questo cerchio, oppure se andiamo su CCCT, qui possiamo scegliere se dare un colore bianco freddo oppure più caldo. Qua possiamo scegliere l'intensità, come vedete. Qui possiamo scegliere l'intensità della luminosità, oppure possiamo andare su musica, selezionare una canzone, confermare. E come vedrete la striscia va a ritmo di musica. Possiamo anche noi chiaramente decidere la canzone che vogliamo, non dobbiamo per forza usare quelle che ci sono nell'applicazione. Oppure si può anche andare in function, qua così ci sono delle impostazioni che sono già preinstallate, come vedete. Se andiamo su custom possiamo addirittura programmare noi come far accendere e spegnere la luce. Se andiamo dove c'è l'orologio, chiaramente qua possiamo impostare noi l'orario di accensione e di spegnimento della striscia. Ora siamo pronti per collegare l'applicazione Magic Home Pro a Google Home Mini. Quindi facciamo partire Google Home Mini. Aggiungi dispositivo. Configura dispositivo. Compatibile con Google Home. Ora dobbiamo cercare l'applicazione nella lista. Andiamo in alto, mettiamo Magic Home. Eccola qua. Chiaramente dobbiamo dare l'autorizzazione, se non avete un account dovete farlo, io chiaramente ce l'ho di già. Ora siamo pronti per collegare l'applicazione Magic Home Mini ad Alexa, quindi facciamo partire l'applicazione. Come al solito andiamo in alto a sinistra per cercare la skill, quindi sinistra, skill e giochi. Cerchiamo la skill. Si chiama Magic Home Pro. Abilitiamo all'uso. Chiaramente dobbiamo dare l'autorizzazione, come anche con Google Home Mini. Se non avete l'account, chiaramente dovete crearlo. Ecco, l'applicazione è stata creata, è stata collegata con successo. Ora cosa facciamo? Usciamo. Così resettiamo l'applicazione, riapriamo Alexa, andiamo su dispositivi, lampadine e qui come vedete ce lo trova come lampada. Possiamo attivare, disattivare, scegliere i colori. Niente, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo modificare il nome perché chiaramente lo dobbiamo chiamare come ce l'abbiamo come si chiama, sull'applicazione. Quindi rinominiamo come LED. Alexa, spegni luce LED. Come avete visto, l'applicazione funziona in modo perfetto. Alexa, accendi luce LED.
Anche quest'oggi siamo giunti al termine di questa puntata. La prossima puntata la dedicheremo al sonoff. Vedremo come si collega un tasto fisico al chip. Chiaramente dobbiamo fare una modifica. Niente, per questa settimana siamo a posto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like se vi è piaciuta la recensione e vi auguro buona settimana.